Benvenuti alla scuola Ambris Multimediale. Suggerisco di puntare il mouse sul tasto pause del player. Potete così stoppare il filmato in qualsiasi momento. Un cordiale benvenuto a tutti voi. Diamo inizio al corso di Bridge presentando le prime regole del gioco. Per ragioni tecniche la lezione è stata suddivisa in due parti. Quindi avremo la linea nord-sud che gioca contro la linea est-ovest. Il foglio dove vengono segnati i punti è chiamato score. Vi avverto che sono molti i termini anglosassoni utilizzati nel gioco. Picche, cuori, quadri e fiori non sono altro che i quattro simboli delle carte. La procedura sembra complessa, ma poi in pratica diviene banale e abituale, e comunque vi avverto che non viene utilizzata nei tornei a coppie o a squadre. Ecco un tipico diagramma delle 52 carte in gioco a Bridge. Il prospetto è simile a quello utilizzato nei quiz proposti dalle varie riviste. Le cartine o scartine negli schemi di Bridge spesso vengono indicate una per l'altra con la semplice X. Cosa si intende per presa? Attenzione, questa presa acquisita con l'asso vale quanto quella precedente ottenuta col 5. Vince la carta più alta in sostanza.
scopo primario del gioco è quello di fare più prese possibili e quindi di farne fare il meno possibile agli avversari. Sottolineo, è obbligatorio rispondere nel colore. Il seme o colore dominante in questo caso è quello giocato da Est, fiore. E con questa ultima animazione abbiamo definito il concetto di presa a brincia. C'è presa e presa, e questo è un altro esempio.